Regione Toscana, bilancio di previsione finanziario approvate seconda variazione e interventi normativi collegati. L'Aula ha votato le due proposte di legge a maggioranza. A Pistoia la mostra Mercato Orchidea, l'iniziativa che si svolge il 5 e il 6 ottobre, è stata presentata in una conferenza stampa dalla consigliera segretaria dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni. Mostre l'arte di Lorenzo Lazzeri tra storia e modernità. La presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, ha inaugurato la mostra dell'artista fiorentino. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la seconda variazione di bilancio e gli interventi normativi collegati. Sentiamo il commento di alcuni consiglieri regionali. Iniziamo dal Partito Democratico, sentiamo Giacomo Bugliani, Vincenzo Ceccarelli e Antonio Mazzeo. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Sì, è una variazione che è arrivata in consiglio abbinata all'aggiornamento del DEFRE, che dà continuità alle politiche che la Toscana sta portando avanti relativamente al lavoro, relativamente alle politiche sociali, alla tutela del paesaggio, insomma tutto quello che è l'impegno della Toscana per garantire ai territori, ai toscani, una qualità della vita e la possibilità di uno sviluppo sostenibile. Discussione come sempre impegnativa quella sul bilancio, perché si discute poi in maniera ampia di tutte le questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini toscani. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere, ed è da tanti anni che non si sveste molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica, e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro, perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio. E adesso per Fratelli d'Italia sentiamo Elisa Tozzi, Diego Petrucci ed Alessandro Capecchi. Sì, naturalmente il nostro è un giudizio critico, in quanto ormai in 4 anni siamo abituati a vedere variazioni che sostanzialmente sono il frutto di interventi estemporanei in totale assenza di una cornice programmatica. È vero che stiamo portando avanti l'idea di una Toscana diffusa e sotto questo aspetto, come dire, c'è una certa coerenza da parte del Presidente della Regione. Ciononostante non possiamo esimerci dal rilevare che ancora una volta siamo, diciamo, all'interno di interventi di cui beneficiano sì alcuni comuni, ma di fronte a una Toscana che comunque ha di fronte a sé grandi
grandi sfide, soprattutto in un tema importante come quello del sostegno complessivo agli enti locali, capite bene che non possiamo, diciamo, andare avanti con una programmazione estemporanea. La variazione di bilancio stamattina è la Toscana diffusa che intende Gianni, cioè dare giro per la Toscana e lasciare qualche mancetta da qualche centinaio di milioni di euro in qua e là a secondo di chi sono quelli che si incontrano, senza un principio logico e senza una strategia programmatica di base. Tutto questo succede alle porte di un nuovo disastro IRPEF, perché non c'è all'orizzonte nessuna possibilità che venga riabbassata l'addizionale IRPEF che aveva portato 200 milioni in più per coprire il buco di bilancio. Quindi lo annuncio ai cittadini toscani: anche nel 2025 avremo l'IRPEF come l'abbiamo avuto nel 2024, perché le promesse della maggioranza e di Gianni di fare una razionalizzazione della spesa pubblica, specialmente in ambito sanitario, non hanno avuto assolutamente seguito, sono state completamente disattese. Sì, si è trattato di una discussione molto articolata, perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del comune, perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Sentiamo adesso il commento di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. La variazione di bilancio è un copia e incolla di tutto quanto è stato fatto negli anni precedenti, che visto positivamente potrebbe essere un continuum con ciò che è stato impostato. In realtà, poiché non è stato fatto granché, è un continuum del niente. Per voi sapete che io mi occupo prevalentemente di sanità, e in sanità si dice tante cose senza in realtà approfondirne alcuna, perché poi ci si trincera dietro il fatto di dire che non ci sono fondi o di aumentare l'IRPEF perché non vengono applicate determinate leggi come quella del payback. E adesso Marco Casucci della Lega. Il parere che abbiamo sempre manifestato coerentemente e puntualmente in tutti questi anni. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole, che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime, e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla regione toscana, e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Certo, la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio, ma non si può e non si deve vivere di solo turismo, anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera, e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori, come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature. E riteniamo che invece settori come l'alimentare, l'energia, l'alta tecnologia debbano essere strategici, e che dobbiamo investire per non essere totalmente dipendenti, per esempio, in campo energetico. Infine il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle.
La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità, e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo, e secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere, pur non riuscendo a saldare quello, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questo è uno dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Al via la nuova edizione di Orchidea, sabato 5 e domenica 6 ottobre, negli spazi del Centro Mati 1909 a Pistoia, si tiene la mostra mercato Orchidea, giunta alla sua nona edizione. Un evento fieristico atteso da tutti gli appassionati di orchidee e piante rare, che nelle sue precedenti edizioni ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Una bellissima iniziativa, Orchidea, che viene ospitata negli spazi dell'azienda Mati, una delle realtà più importanti del settore a livello regionale, ha detto Federica Fratoni, consigliera regionale. Il Consiglio regionale è particolarmente felice oggi di ospitare la presentazione di questa manifestazione che è giunta alla nona edizione, Orchidea, quindi una manifestazione centrata su una produzione di un fiore che è l'emblema della bellezza, ma che viene ospitata in una delle aziende più importanti della nostra regione, ovvero Piantemati, che è da sempre impegnata nel verde, nell'allestimenti di giardini incredibili in tante parti del nostro paese e anche all'estero, e che ormai appunto da 9 anni ci propone questa mostra mercato in grado di presentare, fra l'altro a Pistoia, esemplari che altrimenti non avremmo probabilmente la fortuna di vedere nel nostro permanere nella nostra regione, ma neanche in viaggi poi nei territori limitrofi, perché vengono davvero da molto lontano. È un'occasione importante perché si parla non solo di piante ornamentali, ma si parla più in generale di sostenibilità, che è un tema molto caro alla regione, al Consiglio, che ha sviluppato anche una progettualità su Toscana 2050, quindi questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso che abbiamo immaginato di disegnare, che è un percorso che parla prima di tutto di futuro alle prossime generazioni, ma che dobbiamo iniziare a costruire già dal tempo che stiamo vivendo, con tutte le sue difficoltà, le sue criticità. Quindi l'augurio che sia una manifestazione frequentata, vissuta, assaporata in ogni sua fase, sia di mostra che di approfondimento tematico, perché veramente ci sono momenti molto belli da vivere e anche nella bellezza di una città, Pistoia, che è una piccola perla nel diadema toscano, di una Toscana diffusa alla quale tutti noi teniamo moltissimo. Un'occasione unica per ammirare orchidee rarissime, ha detto Francesco Masi, titolare dell'azienda Mati 1909. Ringrazio il Consiglio regionale per questa straordinaria opportunità di presentazione in questo magnifico palazzo storico nel centro di Firenze, e aggiungo che non è soltanto l'occasione per venire a vedere una serie di espositori internazionali con orchidee veramente rarissime, ci sono anche molti altri espositori con piante veramente rare, rarissime da vedere, e ci sono una serie di eventi, una serie di incontri, una serie di iniziative
che guardano alla diffusione della cultura del verde, alla sensibilità verso l'ambiente, a un modo diverso di vivere il giardino nel quotidiano rispettando l'ambiente e la sostenibilità. Quindi è un'occasione non solo per vedere una straordinaria quantità di bellezza, ma anche di arricchirsi culturalmente un pochino su dei temi che sono contemporanei. Siamo partner di questo evento partecipando con 10 nostre aziende, ha detto Elisabetta Norfini, presidente CNA Turismo Regionale. Siamo lieti di essere partner già per il secondo anno insieme a Mati per questo importante evento sul territorio, e partecipando con 10 delle nostre aziende, sia del comparto artigianato artistico che agroalimentare. È importante, molto importante per noi essere presenti sul territorio, partecipando sempre di più, facendo partecipare sempre di più le nostre aziende ad eventi di così tanta rilevanza, perché è importante esserci, è importante essere comunque aziende affini, aziende che lavorano sulla bellezza del prodotto, sulla sensibilità e soprattutto sulla sostenibilità. Nello spazio espositivo Ciampi a Palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra di Lorenzo Lazzeri, Déjà Vu. Nato a Firenze nel 1956, dove attualmente vive e lavora, Lazzeri si diploma al liceo artistico nel 1975 e all'Accademia di Belle Arti nel 1979. Dagli anni 90 rivisita in modo estremamente personale tracce e suggestioni della pittura classica dei grandi maestri toscani del 400, ma anche di artisti pop e dell'arte povera. Un regalo per la città e per tutta la Toscana, ha detto la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Sì, è una bellissima occasione per festeggiare e mostrare ai cittadini e alle cittadine un pittore nostro che ha il suo studio qua e che è anche conosciuto, ma ci regala una retrospettiva, 30 anni di lavoro, e con un titolo molto suggestivo, Déjà Vu. Sono cose mai viste, ma in realtà sono sguardi mai visti su cose già viste. Quindi è un bel paradosso quello che ci propone, perché la realtà, anche consueta, appunto già vista, ci appare però in una luce, in una prospettiva tutta nuova. Questa è la grande capacità degli artisti, che è quella non di regalarci la loro prospettiva, ma di regalarci una prospettiva per noi nuova sulle cose, ed è quello che, ciò che li rende insostituibili e preziosi per tutte le comunità civili. Siamo molto contenti di avere al Consiglio regionale qui negli spazi Azeglio Ciampi questa mostra fino al 12 di ottobre. Venite a vederla, perché è veramente un'occasione preziosa di incontrare il lavoro negli anni di un pittore che magari tutti conoscono per alcuni suoi lavori più diffusi, tipo i pesci, le sardine che lui disegna e dipinge da tempo, ma il suo lavoro è in realtà una grande profondità ed è molto bello, ecco, da vedere. La mostra presenta dei quadri grandi che attraversano 30 anni del mio lavoro, ha detto l'artista Lorenzo Lazzeri. Questa mostra, allora, sono solo dei quadri grandi che attraversano circa 30 anni, 32 anni di attività. Ci sono alcune cose di alcuni lavori svolti praticamente, quindi lei troverà dei quadri completamente diversi, insomma, visitandola. Ho iniziato con quel quadro dove c'è un carro armato, perché io nel 92 feci un quadro che non ho portato, dove c'era un mare bellissimo, insomma un mare molto tranquillo, e sull'orizzonte praticamente c'erano tutte barchettine da guerra. Era un giochino, ma era perché c'era la guerra del Golfo, cominciò la guerra del Golfo nel 92. Ci si ritrova dopo 30 anni, io ho fatto i miei percorsi, i miei pensieri e tutto quanto, però ci si ritrova a ritrovarsi nel 2024 a una guerra alle porte di casa. È un cancello con una guerra dietro.
La prima mostra di Lazzari nella nostra galleria è del 1990, ha detto il gallerista Fabio Fornaciari, e questa mostra in consiglio regionale è il giusto riconoscimento pubblico a uno degli artisti più bravi e rigorosi che operano in Toscana. Lazzari è iniziato, la prima mostra che abbiamo fatto in Tornabuoni è nel 90, quindi si parla di 34 anni fa, lo conoscevo da qualche anno, però insomma diciamo il primo evento è stato un po' la pietra che ha iniziato il nostro lavoro per molti anni, però stasera è una serata di oggi non è stasera, normalmente si inaugura il pomeriggio, però insomma adesso è anche con l'amico Ferrucci, perché insomma siamo un po' addetti ai lavori, ormai ho capelli bianchi e molti anni, 45 anni faccio questo lavoro, per cui insomma qualcosina così. E dietro state riprendendo uno dei quadri che è stato esposto in galleria da me, credo circa 20 anni fa, faceva parte di un nucleo di opere diverse da queste che sono ora, che molto fu venduto, ecco, di queste cose. Per cui insomma è veramente una soddisfazione e credo anche un riconoscimento. Déjà vu, come sa bene Ferrucci, è un po' il lavoro come una piccola retrospettiva di un lavoro di circa 30 anni, quindi è scaglionato in periodi storici, ma noi non abbiamo mai abbandonato il lavoro di Lorenzo, perché ci crediamo e anche perché è un amico, perché no, si può. Ricordiamo che la mostra sarà visitabile fino al 12 ottobre con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13.